State ascoltando SBS Italian. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale oggi parliamo di politica statunitense e lo facciamo collegandoci con il nostro esperto, il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Buongiorno e ben ritrovato, Giampiero. Buongiorno Dario, buongiorno a te e buongiorno a chi ci segue. Allora Giampiero, partiamo dalle reazioni della politica e della società civile statunitense alla morte dei 6 ostaggi a Gaza, soprattutto alla luce del fatto che uno di loro era un ragazzo con doppia nazionalità israeliana e statunitense, tra l'altro un fervente pacifista i cui genitori erano stati ospiti della Convention Democratica a Chicago il mese scorso. Ebbene, questa morte dei 6 ostaggi ha portato in Israele ad una forte ondata di proteste contro il governo Netanyahu e la gestione del gabinetto di guerra della situazione a Gaza. Quali sono state viceversa le reazioni negli Stati Uniti alla luce del fatto che Hersh Goldberg Polin, questo è il nome del ragazzo trovato morto nello scorso fine settimana, era considerato negli Stati Uniti la faccia più riconoscibile tra gli ostaggi ancora in mano ad Hamas dal 7 ottobre scorso? Sì, abbiamo reazioni di due tipi diverso. Uno è la reazione emotiva dell'opinione pubblica. La presenza alla Convention Democratica dei genitori di uno degli ostaggi uccisi in qualche misura a sangue freddo da Hamas poco prima, almeno questa e la versione israeliana, che i militari israeliani arrivassero a liberarli, la reazione emotiva a questo patto riporta, sia pure in modo relativo, al clima e alla situazione del 7 ottobre, cioè una forte emotività pro-israeliana, di condanna del terrorismo, di vicinanza alle vittime. Tra l'altro i genitori del giovane americano israelo-americano ucciso nella striscia di Gaza avevano suscitato forte emozione con la loro presenza alla Convention Democratica, e forse qualche ascoltatore ha ancora in mente quel brivido lungo la schiena che aveva dato il canto di tutta la convention: liberate tutti gli ostaggi. E la madre del giovane era collassata sul palco aggrappandosi al marito. E questa è la reazione emotiva dell'opinione pubblica, che viene in parte, e credo anche solo temporaneamente, a frenare quella spinta di movimenti filo-palestinesi, o almeno di riconoscimento dei diritti politici palestinesi all'esistenza di uno Stato palestinese, che c'è stato negli Stati Uniti, che in estate ha avuto forse un momento di calma, ma adesso che riprendono le attività nelle università, riprendono le attività dei giovani, potrebbero ritrovare consistenza e vigore. Dall'altra c'è stata la reazione politica, con uno dei momenti forse di scontro più elevato tra il presidente USA Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, perché Biden ha detto in modo esplicito di ritenere che Netanyahu non fa abbastanza per ottenere la liberazione degli ostaggi, e quindi Biden ha aggiunto la sua voce a quella del coro delle migliaia di israeliani che da domenica contestano il premier proprio per questo e gli chiedono di dare la priorità alla liberazione degli ostaggi. Ma Netanyahu invece ha risposto dicendosi a sua volta sconcertato dalle parole di Biden e ribadendo la sua linea e anche le condizioni a un eventuale accordo con Hamas per una tregua
e la liberazione di tutti gli ostaggi, sarebbero ancora 101 quelli vivi nelle mani di Hamas, condizioni che rendono praticamente impossibile l'accordo e che vanificano anche tutte le parole di Biden e della diplomazia statunitense, che questo è il momento migliore per fare un accordo. È un momento migliore, probabilmente sarebbe il momento migliore per l'amministrazione democratica degli Stati Uniti, ma non è questa la valutazione israeliana e forse non è neppure questa la valutazione di Hamas. Ed effettivamente Benjamin Netanyahu, nel ribadire che il governo di Tel Aviv non cambia strategia e anzi rilancia, confermando che non ci sarà nessuna tregua se Israele non avrà il controllo del corridoio Filadelfia al confine con l'Egitto, tutto sommato ha dovuto comunque chiedere scusa alle famiglie degli ostaggi, dimostrando così per la prima volta una forma di debolezza di fronte alla pressione dell'opinione pubblica. Ma il fatto che una crisi di questa portata venga affrontata negli Stati Uniti, in un momento nel quale i democratici hanno, per così dire, due papi, da una parte non hai l'impressione che possa sì dar voce alle diverse anime del partito senza scontentare nessuno? Joe Biden che gioca a fare il poliziotto buono tirando le orecchie a Netanyahu, Kamala Harris viceversa sottolineando che Hamas ha le mani sporche di sangue americano e così dicendo solletica la pancia degli elettori meno progressisti. Ecco, dicevo, se tutto ciò sul piano politico interno è una mossa comunicativa, una strategia che potrebbe risultare efficace, sul piano internazionale, quindi della soluzione della crisi israelo-palestinese, non rischia di diventare controproducente? Ma io non credo che l'attuale situazione preelettorale negli Stati Uniti consenta di risolvere il contenzioso israelo-palestinese e neppure consenta di arrivare a una tregua nel conflitto specifico in atto, perché ho la sensazione che chi governa Israele in questo momento continui a sperare in un cambio di rotte, di guida alla Casa Bianca e non in un passaggio sostanzialmente di continuità, anzi forse di arricchimento ulteriore nei confronti di Israele, che sarebbe rappresentato da un passaggio di consegne, dal passaggio della torcia, come piaceva dire e è piaciuto dire a Biden durante la convenzione democratica tra Biden e Kamala Harris, e quindi non ritengo che l'amministrazione americana in questo momento abbia capacità o possibilità di incidere davvero nella crisi. Dovrebbe prendere decisioni che non mi pare intenda prendere, come quella britannica di blocco almeno parziale degli aiuti militari a Israele per avere una maggiore incidenza, però questo potrebbe poi provocare anche reazioni o dissensi interni negli Stati Uniti. Invece il gioco delle parti tra Biden e Harris, carina l'immagine dei due papi, uno dei quali però è già emerito, cioè in fondo sta gestendo l'amministrazione, ma ha meno rilevanza e ha meno spessore nell'immagine di quello più giovane che gli sta dando o sta cercando, si propone di dargli il cambio, può funzionare sul piano interno. Lo abbiamo visto proprio nel Labor Day, la festa del lavoro negli Stati Uniti che si è celebrata lunedì 2 settembre e che di fatto, o almeno nella tradizione, apre la fase decisiva della campagna elettorale degli ultimi 60 giorni, le ultime 9 settimane. Dunque abbiamo visto come Kamala Harris riesca, o sia riuscita almeno in questa circostanza, a giocare l'abbinamento con Biden quando le serve, e le è servito nel rapporto con i sindacati. Biden ha un'ottima relazione con i sindacati, la festa del lavoro era il momento giusto per celebrare, esaltare il sostegno dei sindacati ai democratici, ed è stato fatto in Pennsylvania, stato natale tra l'altro di Biden, con un grande comizio a Pittsburgh, la capitale dell'acciaio, che ha fatto seguito un altro grande comizio a Detroit, nel Michigan, la capitale dell'automobile, quindi le industrie tradizionali degli Stati Uniti, dove Biden e Harris hanno detto una cosa che piace tanto dire anche a Trump, e cioè che l'industria dell'acciaio, le industrie tradizionali devono restare americane, non devono finire in mani straniere,
e questa affermazione piace anche ai sindacati e ai lavoratori americani. Un discorso diverso invece lo vedremo in questi giorni in cui Kamala Harris si prepara al dibattito del 10 con Trump e quindi sarà meno presente sul terreno, vale per l'economia e per altri risultati dell'amministrazione Biden. Biden sarà da solo ancora in comizi in Pennsylvania, in Michigan e nel Wisconsin, in questi stati della Rust Belt che i democratici puntano a vincere, sono tra gli stati in bilico che i democratici puntano a vincere il 5 novembre, sarà da solo a presentare i suoi risultati, ma su temi come quello dell'economia, in cui la Harris cerca un po' di distinguersi. Bene quello che ha fatto Biden, ma io farò qualche cosa di più, io farò qualche cosa di diverso. E quindi lì Biden viaggia da solo e la Harris poi sottolineerà eventualmente gli elementi di differenza più che di continuità con l'amministrazione del suo attuale boss. Ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi, con il quale stiamo parlando di questo inizio ufficiale della campagna elettorale. Storicamente il via viene dato dal Labor Day del 2 settembre, anche se un po' come in tutte le democrazie occidentali la campagna elettorale è permanente, quantomeno lo diventa nel momento in cui ci sono due candidati alla Casa Bianca, e questa campagna elettorale è cominciata per i democratici proprio in Pennsylvania, che è uno di quei sette stati in bilico dal cui esito dipenderà il nome del prossimo presidente. Ti chiedo come hanno avviato e affrontato dal punto di vista della strategia comunicativa questo impegno Joe Biden e Kamala Harris, e poi, visto che ti è piaciuta la metafora dei due papi, te ne propongo un'altra: se non è un po' pericoloso sul piano elettorale esporsi prima del proprio avversario politico Donald Trump quando si ha già un leggero vantaggio, un po' come se nel ciclismo chi è più forte in volata ed è già leggermente davanti lanciasse per primo la volata, quando in teoria dovrebbe restare a ruota e poi sfruttare la velocità per superare l'avversario? Te lo chiedo perché così facendo chi è leggermente avanti nei sondaggi, e quindi Kamala Harris, non aiuta chi è a ruota e quindi in teoria è costretto ad inseguire, a trovare le contromosse dialettiche giuste anche solo andando a giocare sui punti, sugli argomenti toccati da Kamala Harris e Joe Biden e su eventuali contraddizioni nelle quali potrebbero cadere. È vero quello che tu dici, ma se sei Pogacar nella forma del Tour de France puoi anche partire in testa e la volata la vinci lo stesso. Il problema è che Kamala Harris probabilmente non è Pogacar, o almeno non siamo sicuri che lo sia, neanche lei lo è, nella forma del Tour de France, e quindi questo rischio c'è. Appare meno evidente in questo momento perché almeno fin qui, almeno fino al Labor Day e anche nel giorno del Labor Day, l'inerzia della campagna sembra a favore dei democratici e Donald Trump continua a faticare a trovare una risposta. Il giorno del Labor Day, l'abbiamo detto, Biden e Harris erano dai sindacati in piazza e invece Donald Trump era di fronte al suo social Truth a lanciare accuse, a volte apparentemente esagerate, come spesso gli succede, a Biden e a Harris, colpevoli della morte degli ostaggi israeliani, colpevole della morte dei soldati americani in Afghanistan 3 anni or sono, colpevoli di mentire su tutto quello che dicono, ma lui era lontano dalla gente, cosa abbastanza inconsueta per Trump. Vedremo se verso il dibattito del 10 e in particolare col dibattito del 10 Trump saprà rimettere sul giusto percorso comunicativo la sua campagna, che appare deragliata sia dall'emergere di una rivale nuova che forse non si aspettava, sia dal fatto che alcune operazioni, chiamiamole, di rilancio della sua immagine, per esempio l'intervista su X con Elon Musk, non hanno avuto l'impatto sperato. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.